ragazzi e benvenuti in questa seconda puntata di Tante Avventure. Questa volta è una challenge, quindi non un dibattito. Via Mario con le regole. Prova a non ridere. Sostanzialmente prova a non ridere, lo facciamo così, purtroppo non intenderci più perché non sono le copie, quindi devi fare una specie di triangolare. Allora, sostanzialmente prima ci scontreremo. Il triangolo no! Il gioco consiste praticamente nel non ridere, quindi nel non sghicciare acqua in faccia all'altro. Chiaramente chi ride perde. Allora, prima ci saremo io contro la mia ragazza, e poi rispettivamente prima il perdente della sfida, poi la prima sfida incontrerà Iole, che è la titolare della pagina. Io provo a far ridere la mia ragazza, poi la mia ragazza cerca di far ridere me. Il primo che riesce a non ridere, e l'altro chiaramente non ha più la possibilità di replicare, ha vinto. Un po' come la sfida dei calci di rigore, diciamo, no? Sì, una cosa del genere. Quando i calci di rigore, insomma, ci sono le due squadre che si alternano, la prima serie che si conclude con una delle squadre in vantaggio ha vinto la partita. Chiaramente si parla dei rigori ad oltranza, perché in realtà non funzionerebbe nemmeno così. Va bene, allora possiamo cominciare io? Yes. Ok, a posto. Allora, comincio io prima, io contro la mia ragazza. Okay, in questo momento è Iole che rischia di prendersi la sfida. Appunto, questo è meglio che mi alzo. È cassato il tappo a terra, quindi non possiamo utilizzarlo. Allora, vado a sciacquare il tappo. Ok. La mia ragazza adesso beve l'acqua e prova a farla ridere. Che sto lippando dalla sete. Vai, lo devi tenere chiaramente qua. Ok, via con la sfida. Basta, devi trattenere. Detenerla in bocca. Dai, resisti. Fai la sega, pensa a qualcosa di sega, Gabri. Pensa a qualcosa di sega. Non farti distrarre dal giullare. Continua, mi va bene. Tutto un bicchiere e poi trattieni di nuovo. Ma che ti sei bagnato tutti i pantaloni? La mia ragazza c'è riuscita. Allora, a questo punto io rischio, perché se io rido ho perso la partita. Certo. Quindi adesso io le terrò il suo bicchiere. Ci sono già io così? No, ancora no. Ora devo cercare di non ridere, altrimenti già è, la cosa è molto bravo Mario, sto resistendo. Forza! Devi trattenere, devi trattenere. Niente, se è una cosa che mi sa che la facciamo tutti e tre insieme, ho questa sensazione. Mia, ma perché devo dire una cosa? Amore, senti una cosa. Ma tu, alla domenica, perché sei contenta? Perché c'è la nonna. Sto affogando. Niente, non spruzziamo acqua. Devo tentare di nuovo io. Nonna Gina. Ma già hai riso però, già ho perso. No, però non ho spruzzato. Non ho spruzzato, io l'ho inghiottita. Adesso dopo ancora io. Se perdo. Dai, che poi tocca a me. Boccata su di più tipo. Tu sei bella, tu sei fino ad un matrimonio napoletano. Sacco un mangio oggi. Amore, il giorno del nostro matrimonio ce lo facciamo scrivere in ecologia da Walter. Dai, sei bella. Che ti volevo dire? Ma da quella parte cosa c'è, maletto? Fatta, ma io ne sei che sciocca. Ancora. Dai, Carusi, l'ultima volta, dai. L'ultima chance, belli cari che vi voglio, mi raccomando. Che bella batteria di secondo! Tu inghiotti troppo! Sei troppo furbo tu! Tipo PlayStation! Ok, vedi amore! Via! Vedi amore! Lo sai che ti saluta? Sto un cazzo!
amore mio, il toast. Il toast, me la fai il toast. Sfuda, Maghe, sfuda! Sgriccia, squirta, Maghe. Tu, da primo momento, mi ha fatto sempre simpatia. Mario Viemma, la roca. Sto sgricciando, Maghe, sto sgriccando. Ah, ho vinto io contro di lei. Ora è contro di lei. Ah, finalmente, ce la possiamo fare. Ok, scusate, mi avvicinare. Ho bevuto più ore che negli ultimi 3 mesi. Dai, sì, io. Ok, sì. Aspetta, mi è attaccato. Ok, raga. Adesso c'è Maghe la cronaca e finalmente iniziamo. C'è una sfida infinita tra me e la mia ragazza di prima. Allora, ormai io sono da... Cincin. Attenzione, adesso comincia io. Va bene. Ok, quindi Gabriele mi deve far ridere. Pensa al buon nudo, senza vestiti, senza niente addosso, solo con le calzette. Ok, mi ha fatto salire, ma non sputavo, mancava poco, ma... Ok, adesso? Anche lui, secondo me, quindi ancora capo, ok? Sì, sì. No, un bicchiere c'è scuro. Pronto? Ma guardo se è rientrato. Mi sa adesso che... guardo se è rientrato sto figlio della mignotta! Niente. Niente. Adesso... ultima chance. Adesso, amore mio, devi bere tu. Dai. Ok. Non lo sono ossessionato, tanto pulito perché me lo fanno. Sono zanzare. Mica un capello, cazzo. Mi stai il capello. Quello che ora divento di me. C'è il bidello, quello della Liss, quando camminava, aveva tutte le chiavi, un culo tanto, così, e allora dove sono andato? Dopo l'occhio storto. No! È difficile! Dai, dai, difficile. Io ho tenuto tutti i bicchieri, dai, adesso dopo la porta a Iole. Ma che sia sporco, che c'è qualche cosa qua, bevuto. Vabbè, comunque ragazzi, in effetti la challenge. Ma dove lo butto? No, signora, però non ride, non provano a scricciare, quindi in realtà in teoria abbiamo già perso tutti perché abbiamo riso, secondo me, perché sennò questa challenge diventa troppo lunga. Però è bella come partita. Sì, è molto bella. Alla fine chi ha vinto? Mi sa un pareggio per tutti. Pareggio che faremo con scoraggio. Sediamoci, raga, dai. Pareggio mio! Vedete, la challenge è molto, molto lunga e... davvero faticosa, perché in realtà ci siamo sbuffati da ridere tutto il tempo, è stata una cosa bellissima. Commentate qui sotto e fatemi sapere se anche voi avete fatto questa sfida, ovviamente. Mettete un bel like se vi è piaciuta questa seconda puntata e ci vediamo alla prossima sfida. Ciao! Ciao! Ciao.